Parliamo di crisi economica, una situazione che, nonostante le dichiarazioni ottimistiche di qualcuno, da 7 anni sembra solo peggiorare. Sono stati approvati nei giorni scorsi gli ultimi provvedimenti a carattere economico. A Cristiano Sciaurli, capogruppo del PD in regione, chiedo in cosa consistono queste novità. La regione Friuli Venezia Giulia è fortemente impegnata sul suo sistema industriale ed economico. Abbiamo 2 livelli di intervento. Il primo, quello per l'accesso al credito, che è quello che ovviamente è più facile da percepire ed è anche quello più richiesto da parte delle imprese, su cui noi abbiamo investito dall'inizio della legislatura oltre 150 milioni di euro, perché parliamo di tutte le ricapitalizzazioni delle partecipate, parliamo dell'aiuto ai Congaffi, parliamo dell'aiuto a Mediocredito, a Friulia, parliamo di tutte quelle strutture che dovrebbero e devono aiutare le nostre imprese nella stretta creditizia che purtroppo a volte ancora permane. A questo abbiamo aggiunto delle misure strutturali per aumentare la competitività delle nostre imprese e soprattutto per aumentare la competitività territoriale. Abbiamo dato degli sgravi fiscali per chi investe in ricerca e innovazione, perché siamo convinti che la sfida vera sia ricollocare nel mercato internazionale del lavoro a un più alto livello le nostre imprese ma anche i nostri dipendenti, e con quindi non concorrere solo con l'erosione di diritti. E quindi abbiamo pensato che la leva dell'IRAP e quindi la detrazione fiscale per chi investe in ricerca e innovazione, per chi investe in nuove unità produttive, sia fondamentale per ridare forza al nostro territorio. E credo che con questo anche noi in questa regione possiamo guardare negli occhi il nostro sistema imprenditoriale e dire che ora, insieme ai sindacati, insieme a tutte le forze, a tutte le categorie, non ci sono più scuse per provare a riagganciare la ripresa. A loro tocca fare la parte che riguarda l'aggregazione, perché ovviamente spesso ormai nel nostro territorio piccolo e bello non è più la soluzione che noi possiamo dare come scontata. A noi tocca fare ancora una parte importante che riguarda la sburocratizzazione, la semplificazione e anche, secondo me, la formazione, quindi la creazione sempre più di capitale immateriale, che è fondamentale per far ricrescere il nostro sistema industriale. Dall'altra parte rimane forte il sospetto nell'opinione pubblica che nulla di concreto si stia facendo per il contenimento dei costi pubblici in regione. Sì, ci sono ancora tantissimi costi e indubbiamente anche qui, però io non demonizzerei e semplificherei dicendo che basta tagliare per tagliare. Noi però abbiamo fatto la nostra parte, molto più di altri. Abbiamo tagliato i costi della politica come nessun'altra regione ha fatto. Ci siamo ovviamente autotagliati qualsiasi indennità di vitalizio per i consiglieri regionali. Stiamo facendo altrettanto per quanto riguarda il pubblico impiego e quindi alcuni privilegi, anche se il termine può sembrare brutto, che ancora permanevano all'interno del pubblico impiego, perché ognuno deve fare la sua propria parte, la parte politica, la parte pubblica, che in questo momento per buona parte dei cittadini è vista come privilegiata, e ovviamente ognuno di noi deve fare la propria parte, proprio perché tutti insieme, secondo me, possiamo uscirne. Per il Ponte News, Marco Mascioli.